Eccoci qua, puntuali, il calcio che ci piace, ben ritrovati qui in diretta, Fly TV canale 218 del Digitale Terrestre. Un buongiorno da Marcello Mancino, ben ritrovati qui su Fly TV canale 218 del Digitale Terrestre per questa puntata, la 14ª stagionale di questo venerdì 27 novembre 2015. Siamo alla vigilia del match di domani contro il Como per i biancorossi, che sono proprio in questo momento stanno partendo per, appunto per Como, ma una puntata come sempre dedicata anche al calcio dilettantistico, Lega Pro, Eccellenza Pugliese, come di consueto qui da noi in studio. Però quest'oggi voglio anticipare anche una graditissima sorpresa che realizzeremo appunto quest'oggi in trasmissione. Allora, saluto come di consueto la regia di Lucio Costantini e Enrico Persicci dietro le telecamere. Ciao Enrico. Allora, partiamo così. Ricordiamo sempre che siamo in diretta streaming, quindi con www.balinelpallone.it. Quindi Lucio Costantini, mandami gentilmente lo spot di www.balinelpallone.it. Arriva, eccolo. Il calcio è la tua passione? Vuoi essere sempre aggiornato sulle sorti della tua squadra del cuore, ma brancoli ancora insoddisfatto nel buio della rete? Le tue ricerche sono arrivate finalmente al capolinea. www.barinelpallone.it è il sito internet giusto per te. News aggiornate, interviste ai protagonisti, tante foto e servizi di approfondimento relativi alle partite del Bari e delle altre squadre di calcio della provincia. www.barinelpallone.it. Da oggi sarai nel pallone anche tu. Eccoci qua, allora subito di collaborazione anche, ricordo sempre, con il post ufficiale della trasmissione su www.solobari.it, il post come sempre della trasmissione che mandiamo su tutti i social network, www.palogol.it, ricordo sempre il gruppo Tutti Pazzi per la Bari, e www.pensieribiancorossi.com del nostro Luca Luisi che ci fornisce le grafiche. Lo staff del calcio che ci piace, dal ritorno in studio il nostro mister giornalista, collaboratore della Gazzetta Mezzogiorno, ricordo sempre, mister dell'Ussi Puglia, a breve ricominciamo anche col discorso dell'Ussi Puglia, Diego Marzulli. Ciao Diego. Ciao Marcello e buongiorno a tutti i telespettatori. Bentrovato Diego, bentrovato. A breve si inizia, abbiamo la fase finale a Roma, all'Acqua Cetosa, l'1 e il 2 dicembre, con la finale per gli scudetti. Perfetto, quindi. Benissimo. Il volto femminile del calcio che ci piace, interagite sempre con noi in diretta. Loredana Capodizzi, ciao Lori. Buon pomeriggio a tutti. Allora, ricordo il numero di cellulare, il 347-9458-646, sul quale potete inviare i vostri messaggi e selfie. Saluto il gruppo Tutti Pazzi per la Bari, gli amministratori, il gruppo La Bari Ale di Enrico Presicci. Benissimo, Lucio, ci mostri già qualche foto, poi ho visto che abbiamo un po' di foto da mostrare in onda. Allora, questa è la foto di martedì sera allo stadio, per la prima volta in 34 anni, visto che martedì è stato il mio 34esimo compleanno, ho festeggiato il compleanno allo stadio. È stata un'emozione particolare, questa è una foto della tribuna stampa con alcuni colleghi, poi andiamo, Lucio, con qualche altra bella foto, vediamo. Questa è con Andrea Ranocchia, l'ex giocatore del Bari, oggi in forza all'Inter. Da notare che hanno sbagliato a fare la foto perché non c'è questa così differenza. Non sono, differenza non di sono altezza, così Marcello, basso, Loredana. Non sono così tu basso. Dici, bah. No, Loredana. Lui è altissimo. Lui è altissimo. Appunto, credo che Andrea è altissimo. No, è altissimo, ma è qualcuno che mi ha preso a fare la foto. Sarà stato Enrico Presicci. No, non è stato Enrico Presicci. Non è stato Enrico Presicci. È un foto di tocco. Vediamo invece un'altra foto. Lucio, gentilmente. Eccolo qua, il nostro
Federico Presicci, perché questo è, ormai il selfie alla Totti che va fatto ogni puntata. Quindi lui, preciso come sempre, e ricordo Enrico Presicci, il nostro gruppo La Bari Ale. Un abbraccio Enrico, un abbraccio a tutti quindi coloro che collaborano qui nel nostro programma. Gli ospiti di questa puntata lo ritrovo con estremo piacere, l'avvocato Francesco Biga. Ciao Francesco. Bentrovato, ciao Francesco, ben ritrovato a te. E poi una debutta al calcio che ci piace, un amico, giovane corrispondente del portale web www.colpoditaccoweb.it, Domenico Brandonisio. Ciao Domenico. Ciao Marcello, grazie per avermi invitato e buon pomeriggio a tutti. Benvenuto a te, grazie per aver accettato chiaramente il nostro invito. Allora, come di consueto, come ogni venerdì, partiamo dalle nostre grafiche. Presentiamo il turno del campionato di Serie B con le grafiche appunto del nostro Luca Luisi. Loredana, sei pronta? Sì. E allora vai, cominciamo. Prossimo turno le anticipi di stasera: Spezia Crotone alle 19, Cesena Pescara alle 21, Salernitana Prove Cerli alle 21, Avellino Perugia giocherà il 28, Livorno Novara, Como Bari, Lanciano Latina, Modena Entella, Ternana Vicenza, Brescia Cagliari e poi il posticipo Ascoli Trapani giocherà alle 17 e il 30 e il 29. Quindi domenica alle 17:30, benissimo. Allora la classifica la sappiamo piuttosto bene. Con il Bari in questo momento a meno 4 dal Cagliari. Diego, iniziamo poi subito il dibattito, perché c'è la partita con il Como appunto del Bari, ma proprio questa sera c'è un interessantissimo match, quello tra Spezia e Crotone. Spezia e Crotone, sì, senz'altro è una gara dove il Crotone deve mostrare il suo cammino, no? Il bel cammino che sta costruendo. E io credo che alla Spezia sarà difficile per loro, no? Se superano anche questa gara vuol dire che veramente è una pretendente per i playoff quantomeno, e quindi una gara sicuramente piacevole e spettacolare. Ricordiamo che lo Spezia, insomma, è una delle squadre papabili alla zona playoff dichiarata, anche perché veniva da un'ossatura, quella dell'anno scorso, ben risaldata, quindi quasi poco e niente è stato aggiustato a questa squadra, e pertanto è solo forse una delusione dello Spezia e del suo cammino, mentre il Crotone una dolce sorpresa. Speriamo che si discosta da noi verso giù e non verso su. Perfetto Diego, questa è un'analisi doverosa anche per presentare un po' il campionato di Serie B, ma dobbiamo pensare chiaramente al Bari. È stata una bella settimana perché comunque c'è stato questo trofeo San Nicola che si è disputato martedì appunto al San Nicola con l'Inter e con il Milan. Prego, anzi Lucio Costantini inizia a mandare un po' di foto proprio del match. Abbiamo diverse foto, sia quelle come sempre di www.barinelpallone.it del nostro Angelo Piergiovanni, e abbiamo anche delle belle foto che ha realizzato Luisa Basile, quindi abbiamo davvero un bel po' di foto da mostrarvi quest'oggi. Eccole qua prontamente, Lucio Costantini regia. Beh, è stato un bel allenamento Francesco, un allenamento di lusso, è stata una serata comunque assolutamente piacevole quella del San Nicola. Ecco, magari questo trofeo va fatto magari in un altro tipo, soprattutto di orario, perché alle 18 oggettivamente molta gente non è potuta accorrere allo stadio per via, chiaramente, ma ricordiamo, una città commerciale, quindi per via lavorativa, e forse anche un po' il periodo, anche poi non è una giornata delle più belle, perché comunque faceva piuttosto freddo. Comunque Bari, come al solito, comunque ha risposto alla grande, perché quasi 20.000 paganti non è assolutamente dato da poco conto. Io credo che i tifosi del Bari ce ne fossero pochi l'altro giorno. Speriamo queste partite di vederle nel campionato di Serie A l'anno prossimo. Assolutamente. Assolutamente. Francesco, allora parliamo un po' del match appunto di domani con il Como. È una partita importante, il Bari viene da una striscia di risultati positivi, ci sono diverse defezioni in casa biancorossa, l'ultima è stata quella di Porcari, il pupillo del nostro Diego Marzulli, assente purtroppo per un risentimento muscolare, e quindi un po' formazione che poi andremo proprio con Diego alla lavagna, completamente un po' da ridisegnare, anche se grazie a Dio il Bari quest'anno problemi di rosa non ne ha. Sì, in effetti abbiamo varie alternative, anche se probabilmente nel
per il tipo di gioco che fa il mister Nicola, l'assenza di defendi è molto importante, più che l'assenza di Porcari, perché non abbiamo alternative come mezze ali di ruolo, tanto che lui sta utilizzando Porcari nel ruolo di mezzala, ma sappiamo che Porcari non è una mezzala. Quindi più che l'assenza di Porcari o quella di Gansogo, che comunque sono giocatori che potrebbero essere sostituiti in relazione al fatto che c'è una rosa molto ampia, l'assenza più grave credo che sia quella di Defendi. Ah, belle poi queste foto che ci ha mandato la nostra Luisa Vasile. Che... questo è Giuseppe Corcelli. Questo è Corcelli, benissimo. Sì, della premiazione. Perfetto, benissimo. Abbiamo visto anche, ci sono anche quelli di Luisa. Quelli Luisa Vasile, di Luisa sì, Vasile. Ah, questi sono i Corcelli, benissimo. Questo diciamo relative alla premiazione. Diceva giustamente Francesco, quindi il discorso legato alla varietà comunque dell'organico del Bari. Però Domenico, con te voglio parlare un attimino, prima di andare poi con la tattica con Diego, delle difficoltà proprio del match di domani con col Como, perché il Bari proprio l'ultima volta che doveva affrontare tra virgolette una piccola, ovvero la Ternana, subì una delle più brutte sconfitte di questo campionato assieme proprio a quella con il Crotone. Ecco, domani qual è il pericolo secondo te proprio in terra lombarda, Domenico? Sì, il pericolo è sicuramente quello di commettere nuovamente l'errore che è stato commesso in Umbria, ovvero quello di affrontare un avversario con quale la Ternana appunto, che è reduce da uno spogliatoio assolutamente diviso, però anche reduce da una importante striscia di risultati negativi, e guarda caso la Ternana, in particolare penso ad alcuni giocatori come Avenatti, che proprio contro il Bari si sono sbloccati e poi non hanno più visto la porta. Ecco, il rischio se più che altro è quello di prendere ancora una volta sotto gamba l'avversario, e il Como non devi sottovalutarlo, anche se ha giocatori come Ganza, giocatori come Ebau e anche lo stesso Borghese, che peraltro già l'anno scorso, infatti, bravo, già l'anno scorso da Varese, ha fatto un tema, perché davvero Martino Borghese è uno dei giocatori forse che è rimasto ancora nei cuori biancorosso, un giocatore amatissimo. Io mi ricordo alla fine partita che le famose fotografie, sì, che quella di Andrea, però quella anche che... quando ha giocato col Varese lo scorso anno ha vinto contro di noi proprio da ultimo in classifica anche, e quindi è importante, bravo, hai detto una cosa giusta. Il Bari storicamente queste partite tende a sbagliarle, deve stare attento. Francesco, che rapporto avevi con Borghese? So che l'hai conosciuto. Sì, era una persona che sentiva molto l'ambiente anche della tifoseria, quindi diciamo che era uno al quale non si poteva rimproverare di non lasciare la maglietta sudata alla fine della prestazione, per cui era un giocatore che per questo motivo era molto amato dai tifosi. In questo Bari che giocatore diciamo ti ha sorpreso più di tutti in questo Bari, Francesco? Chi ti ha maggiormente impressionato in questo avvio così importante comunque di stagione biancorossi? Ecco, magari un giocatore che non ti aspettavi, che invece è uscito alla grande secondo te? Penso subito a Variani. Era un giocatore che io devo riconoscere che non ero molto contento quando fu ingaggiato, però credo che sia veramente l'anima della squadra in questo momento. Sta andando molto al di sopra delle sue possibilità. Io spero che riesca a reggere così, perché se regge così l'intero campionato è veramente un mostro. In questo momento i due giocatori fondamentali per il Bari sono Valiani e De Luca. Sono dei due giocatori dal quali l'allenatore sta ottenendo molto di più di quello che avrebbero dovuto dare, valutando l'astrattamente ad inizio del campionato. De Luca sta facendo la doppia fase, perché oltre ad assicurare il solito contributo nella fase offensiva, praticamente copre l'intera fascia. E quindi volevo sottolineare Cavasin nell'ultimo dopo Cesena, la prima domanda che fece a De Luca nel collegamento post partita fu quella di chiedere che cosa ti ha dato mister Nicola per farti giocare così. Benissimo, sono d'accordo con te. Loredana, ci sono arrivati già qualche messaggino? No, per il momento ricordiamo no. Il numero per interagire con in diretta, tanti messaggi, forza ragazzi, 347 94 58 646. Allora facciamo così, anticipo di qualche minuto la lavagna, andiamo con Diego Marzulli, sì, alla lavagna, proprio per iniziare a capire Marcello, volevo, che Bari sarà domani a Como. Sì. Sul discorso dell'avvocato, piuttosto cosa ha fatto quest'anno, secondo me, cosa non ha fatto l'anno scorso il mister per De Luca, perché De Luca è un ragazzo veramente che
tecnicamente al di sopra e per me sprecato in questo campionato, quindi probabilmente l'anno scorso che non ha fatto quello che poteva fare, quindi quest'anno ben venga il suo ritrovo, ecco, questo volevo precisarti un po', Avvocato. Allora, per quanto riguarda un po' invece l'aspetto, vai Diego, chieda a Lucio di inquadrare gentilmente Lucio sulla parte lavagna, ok, perfetto. Allora, abbiamo detto, ci sono delle defezioni, Diego. Preciso sempre ai telespettatori che non è la mia formazione, ma è quella che penso più probabile e papabile schiererà mister Nicola, e quindi anche se contrariamente a quello che pensa l'avvocato Biga, che so benissimo, non vuole vedere Romizzi qua fuori ruolo secondo lui, ma anche secondo me aggiungo, perché il suo ruolo è qui centrale. Anche Porcari, che non, anche non Porcari l'hai detto poco fa, ma su Romizzi non ti eri ancora espresso. E quindi io che spesso dialogamo tramite Facebook, quindi insomma so che Romizzi, condivido questa tua idea, e addirittura ci avrei messo anche Di Noia io personalmente al posto di quindi Romizzi centrale e Di Noia, questa è la mia formazione. Invece io ritengo che mister Nicola schiererà il solito 1-4-3-3, perché conta anche il portiere, e quindi a mio parere sarà riconfermato Gemiti, Rada e Contini due centrali con Sabelli esterno, e poi i tre di centrocampo Vagliani, Donati e Romizzi. Quindi poi con la linea offensiva ormai collaudata, e qui non nessuno può dire nulla perché stanno veramente facendo bene, De Luca, Maniero e Rosina. Perfetto. Rosina, che sappiamo, su questo Rosina dietro le due punte renderebbe 100 volte di più. Però avvocato, qui io non sono tanto d'accordo, perché lui Rosina, al di là che nel suo curriculum, proprio nei suoi trascorsi, ha sempre giocato un po' esterno, perché ama sempre accentrarsi per liberare l'area o quantomeno liberare i marcatori per Maniero o De Luca o chi sia come attaccante, e addirittura provare lui il colpo vincente, quindi il gol. Perfetto. Pertanto è un suo ruolo naturale. Piuttosto è sprecato vedere qua, probabilmente volevi inserirti anche su questo, un Sansone fuori ancora per una volta. Allora, e questo a me dispiace tantissimo. Benissimo, che è un giocatore, Diego, che sicuramente può fare la differenza. Ah, Diego, fammi fare una domanda proprio a Domenico Brandoniccio, perché Domenico, tu che segui anche tante le conferenze stampe appunto settimanalmente del Bari, ma questo caso Sansone? Ma in realtà non c'è nessun caso Sansone. Più che è successo a Sansone, che si è perso, strada facendo in questa maniera? Addirittura ci sono voci che lo vogliono già lontano da Bari da gennaio. Ma non credo che Sansone possa andare via a gennaio. Io penso che comunque sia un giocatore che vada capito, vada recuperato. Credo che comunque sia parte del progetto Bari, fondamentalmente. D'altronde basta pensare anche al caso Gençoglu. Siamo passati nel giro di un mese da un giocatore che sembrava quasi con le valigie pronte ad un giocatore che adesso è diventato un perno imprescindibile del centrocampo biancorosso, e si spera appunto che la sua assenza non pesi più di troppo anche in quel di Como. Comunque, tornando a Sansone, un giocatore importante, dalle qualità importanti, secondo me, così come il gioco sta venendo di conseguenza, anche pian piano tutti i giocatori riusciranno ad essere parte integrante del progetto tattico del mister. Benissimo, facciamo un piccolo passo indietro, andiamo di nuovo a martedì al Trofeo San Nicola, perché a fine trofeo ha parlato il presidente del Bari, Gianluca Papalesta, quindi abbiamo le dichiarazioni del presidente. Se Lucio Costantini gentilmente può mandarmi in onda il video. Questa prima edizione è nata da questa opportunità che si era creata. Credo che sia un momento positivo proprio per la città, avere due squadre come Inter e Milan che disputano qui il loro derby insieme con il Bari. È sicuramente un momento di soddisfazione e anche di crescita sia dei nostri giocatori, visto che abbiamo avuto la possibilità di far giocare anche diversi giovani promesse della nostra primavera, sia perché comunque è un'opportunità che viene data ai nostri tifosi. Sicuramente
in altre occasioni con condizioni climatiche migliori e soprattutto con non durante la settimana, alle 18 quando i negozi sono aperti, tante attività sono aperte, credo che possiamo essere soddisfatti di questi 20.000 che hanno voluto seguire questo primo trofeo San Nicola. Ma io dico che deve essere giudicata come una partita che fa tornare a Bari due grandi società, due grandi squadre e speriamo che possano tornare veramente al più presto, non solo per una partita amichevole. Siccome ho detto, sono preoccupato per la trasferta di Como, perché comunque bisogna affrontarla con la massima concentrazione e credo che comunque il mister e il suo staff stiano tenendo alta la concentrazione di tutti i calciatori che ci tengono a fare il loro. Perfetto, le dichiarazioni del presidente, del numero uno della FC Bari, Gianluca Papadesta. Allora, cioè, sento un attimo, ecco, perfetto, c'è un attimo l'eco qui in studio. Allora, con Francesco Biga e con i miei ospiti, qui con Domenico Brandoniso, Mister Mazzuello e Dana Capolizzi, prima di leggere i messaggi, proprio una battuta sulle parole del presidente della FC Bari, Gianluca Papadesta, perché davvero sembra, diciamo, un portafortuna questo tipo di preoccupazione, perché è iniziata subito dopo Bari Salernitana, è proseguita col Cesena, è andata con Livorno, continuiamola anche col Como. Forse effettivamente di tutte queste partite, veramente domani è il test per davvero lanciare il Bari, perché il Bari ha davvero un calendario ora, diciamo, molto alla portata, perché ricordiamo, da qui a fine chiusura del girone, il Bari giocherà domani in trasferta con il Como, poi abbiamo in casa l'Ascoli, poi abbiamo la trasferta con il Modena, la trasferta con il Cagliari, il Brescia in casa e il Trapani fuori. Quindi, onestamente, tolto il big match proprio col Cagliari, è un calendario assolutamente abbordabile per i biancorossi. Su questo non sono tanto d'accordo, perché in Serie B ogni partita è difficile, quindi non si può parlare di un calendario facile. Quando abbiamo parlato di calendario semplice è andata male, quindi io credo che il campionato di Serie B si decide a primavera, adesso si potrebbe decidere soltanto se le prime due prendessero un distacco di punti tale da poterlo poi gestire in primavera. Non credo che sarà così. E quindi bisogna cercare di stare il più vicino possibile al secondo posto, che poi è quello che per me conta in primavera. E io ricordo comunque che l'entrata nei playoff non significa la promozione, assolutamente, perché i playoff poi bisogna vincerli. Perché i playoff, ecco perché il Bari deve cercare di stare il più vicino possibile al secondo posto, cercando di gestire bene le risorse. Sono d'accordo. Che ne abbiamo, perché la squadra è comunque una squadra abbastanza con l'età e rispetto alle altre pretendenti abbiamo forse qualcosina in meno dal punto di vista della freschezza atletica, per cui cercherei di stare il più vicino possibile, spendendo il meno possibile, per giocarci tutte le nostre carte a prima. Sono d'accordo, su questo sono d'accordissimo con te. Allora, Dana, sono arrivato un po' di messaggi, sì, giusto? Sì. Vai. Messaggio, ciao a tutti da Luca. Secondo voi Camara può essere un altro piacevole sorpresa dopo averlo visto all'opera al Trofeo San Nicola? Siete d'accordo in un eventuale esordio a Como? Beh, bravo Luca, bel messaggio. Bravo Luca, perché ci lancia un tema. Effettivamente il Trofeo San Nicola ha valorizzato, abbiamo visto per la prima volta anche davvero tanti ragazzi all'opera. Tra cui mi ha anche impressionato molto il terzo portiere del Bari, Gori, scuola proprio Milan, davvero molto bravo il ragazzo. Su Camara è chiaro, l'abbiamo visto 45 minuti e viene reduce da un infortunio. Ecco, io dico, secondo me già il fatto che l'ha convocato, proprio tra i convocati per la trasferta di Como, se le cose si dovessero mettere bene per i biancorossi, capace che nel finale di partita potremmo anche vedere l'esordio ufficiale in campionato proprio del giocatore, ricordiamo, di proprietà dell'Inter. Altre domande, Loredana? Sì, domanda da Roberto Bari, club di Trani. Ciao Roberto, visto che col 4-3-3 di Noia resta l'unica riserva in rosa, sia a centrocampo che per i terzini, come vedete in un cambio di modulo con Boateng al posto di uno dei centrocampisti? 4-2-3-1? Bella domanda anche questa, Diego, su questo, ma, sì, no, tutto, da tecnico voglio che mi rispondi tu. Senz'altro tutto è possibile, no? Tatticamente è fattibile, ma ritengo improponibile, perché il mister, quando è riuscito a quadrare un po' la squadra, anche da un punto di vista
di assetto tattico, sfidarsi con nuove avventure secondo me è sbagliato, quindi lui è chiaro che deve riproporre l'1-4-3-3 perché sta rispondendo bene. Al di là degli uomini, magari inserire, dare spazio a Sansone, perché in questo momento lui sicuramente è l'uomo meno utilizzato dal mister, e quindi se non ha spazio secondo me un caso nascerà di Sansone. Al di là di Sansone, per Camara, ritornando anche al quesito del telespettatore, diciamo che lui ormai nel campionato primavera non vuole giocare, l'ha detto, lo ha fatto capire, non lo ha detto. Beh, e quindi si stanno creando gli spazi in prima squadra, seppure giovane deve giocare. Benissimo Diego, allora è pronto il collegamento di quest'oggi, sono davvero contento, felice, onorato, lui lo sa perfettamente perché è un amico, una persona che io lo definisco un maestro per tutti quanti noi giornalisti, perché lui è stato davvero colui che mi ha fatto innamorare del Bari e di questo meraviglioso sport che è il calcio, il giornalista Rai Beppe Capano, ciao Beppe! Ciao Marcello, grazie, sei troppo buono. No, è la verità, lo sai che quando io non sono uno che si sbilancia molto, quindi quando occorre mi sbilancio e come. Bentrovato e benvenuto al Calcio che ci piace. Allora Beppe, stavamo analizzando chiaramente tutto quello che è il momento biancorosso, da quello che è avvenuto in settimana con il trofeo San Nicola, chiaramente alla vigilia di domani del match con il Como. Un Bari che avrà diverse assenze domani, visto che mancheranno diversi giocatori, non ultimo appunto, come avevo detto, Porcari, che proprio nelle ultime giornate finalmente sembra aver preso quel piglio che lo aveva contraddistinto nello scorso campionato con il Carpi, però davvero l'abbondanza di questa rosa permette al Bari domani comunque scendere in campo con una squadra assolutamente degna, e soprattutto dovremo rivedere in campo finalmente un giocatore che a te so che piace particolarmente, che è Romizzi. Sì, infatti, proprio per questo l'indisponibilità di Porcari non preoccupa più di tanto. Romizzi è un giocatore che garantisce copertura a centrocampo più degli altri, più di tutti gli altri. È un ruba palloni, come si dice. Io addirittura lo definisco, naturalmente facendo le debite proporzioni, un Gattuso con i piedi un po' più buoni, quindi non sono preoccupato per l'assenza di Porcari, sono anzi contento che torni a giocare un calciatore che, non dimentichiamo, è interamente del Bari, quindi non vorrei che si rischiasse poi di perderlo per strada, insomma, non facendolo giocare. Qui. Bravissimo, sono d'accordo con te. Guarda, in studio quest'oggi ho ospite l'avvocato Francesco Biga, che ti vuole subito salutare. Ciao Beppe. Ciao Francesco. Ciao. Ciao. No, beh, quello che dicevi tu, io sono completamente d'accordo con te. Per me, tu sai che come te non sono molto contento dell'operato del mister, ma questo già dall'anno scorso. Lo spostamento di Romizzi in questo ruolo che non è suo e che soltanto l'allenatore lo vede in quel ruolo, chiaramente ha determinato un appannamento delle prestazioni di Romizzi, perché io, per me, il Romizzi di Bari Empoli di 2 anni fa vale, credo, 100 volte più di Gençoğlu o di Donati o di qualunque altro centrocampista centrale attualmente. Un Romizzi giocare play basso con fiducia, cioè 10 partite di seguito in quel ruolo, sarebbe un valore aggiunto enorme per questa squadra. Però ti posso già dire che a gennaio molto probabilmente andrà via. Beh, io capisco, se dovesse chiedere di andare via, non lo posso biasimare. È un giocatore che secondo me in Serie B è un lusso, in Serie A può tranquillamente giocare. Purtroppo Nicola ha, come tutti gli allenatori, i suoi pallini, le sue fissazioni. Vede Romizzi, chissà perché, mezzala e non mediano di copertura. Io spero che abbia il tempo di ricredersi, perché perdere un giocatore come Romizzi, così come l'anno scorso, poco si è fatto per non perdere Galano, non va bene, anche perché, ripeto, è un patrimonio del Bari. Ci sono tanti giocatori in prestito, Romizzi
e invece interamente dal Bari. Pienamente d'accordo. D'accordissimo. Una domanda anche da mister Diego Mazzurri e da Domenico Brandonizio. Vai mister. Sì, per me la domanda è questa, cioè come vedi un po' la rosa, no? Così ampia del Bari quest'anno rispetto un po' alle annate precedenti, quindi nel, un po' nello storico, se come penso io è una squadra che complessivamente può puntare alla promozione diretta, oppure visto le abbondanze, anche il caso Romizzi ne fa ecco, un esempio, oppure invece è ancora da aggiustare nel mercato riparatorio di gennaio? No, ma assolutamente non credo. Io non ricordo un Bari con tanta abbondanza di calciatori. Ricordo certamente un Bari che magari giocava meglio, inutile che stiamo a ricordare, secondo me il più bel Bari è quello che abbiamo visto con Ventura più che con Conte. O ricordo ancora, andando indietro nel tempo, lo stesso Bari di Pacetti. Però si trattava di squadre che appunto non avevano valide alternative ai titolari, chiamiamoli così. Il Bari quest'anno ha due squadre per, a disposizione di Nicola, non una sola. Ha giocatori, Rosina, De Luca, che quest'anno, ecco, il grande merito che io riconosco a Nicola, se da una parte li rimprovero, come dicevo prima, di non utilizzare come sarebbe giusto Romizzi, di non aver fatto nulla l'anno scorso per recuperare Galano, bisogna riconoscere a Nicola il merito di aver trasformato un giocatore come De Luca, che quest'anno è assolutamente determinante. Con tre giocatori come Rosina, De Luca e Maniero in avanti, beh, la differenza in Serie B la si può fare rispetto a tre altre squadre. E Sansone fuori, no? Puskas. Sansone è una valida alternativa. E infatti. Sicuramente, ma io credo che in questo momento quei tre non li debba toccare nessuno. Certo, certo. Sono d'accordo pure io. Beppe, una battuta anche al volo da Domenico Brandonizio. Vai Domenico. Ciao Peppe, sono Domenico Brandonizio. Volevo farti due domande in particolare, la prima sulla guida tecnica. Molto spesso anche, abbiamo avuto anche l'opportunità di confrontarci anche con pareri discordanti sulla guida del mister. Volevo chiederti innanzitutto se alla luce delle ultime due o tre partite, giocate anche discretamente bene dal Bari, stessi un po' cambiando idea sul mister, almeno per quanto riguarda il punto di vista del gioco. Poi la seconda domanda che ti faccio è su Di Noia. In molti lo vedono anche come un buon talento proveniente tra l'altro dal vivaio biancorosso. Ecco, io ti volevo chiedere a proposito, dato anche che tu nella tua lunga carriera hai potuto vedere molti talenti esplorare, tra cui Ventola, Cassano e moltissimi altri, se anche Di Noia possa ritagliarsi in futuro ruoli altrettanto importanti all'interno del Bari. Benissimo Domenico, vai Beppe. Vabbè, parto dappertutto per dire che Di Noia avrà sicuramente spazio e tempo. Non azzardiamo paragoni con Cassano perché insomma voglio dire sono rischiosi, diciamo così. Cassano è Cassano, qui siamo su livelli buoni ma non eccelsi. Per quanto riguarda la mia opinione sul mister, io gli ho sempre rimproverato il fatto di non rendersi conto, ma ora sembra che lo stia capendo, che con la squadra che ha, con il potenziale offensivo che ha, dovrebbe capire che il Bari deve andare ad attaccare, a giocare in attacco, dovunque, non solo a Cesena. Cioè, se noi dovessimo giocare contro la Juventus, contro il Milan, contro l'Inter, noi non potremmo fare altro che attaccare, per il semplice fatto che abbiamo un potenziale offensivo enorme e viceversa non abbiamo una grandissima difesa. Quindi è inutile che il Bari si difenda su tutti i campi. Qua penso che siamo non tutti d'accordo di più. Beppe, sai purtroppo quali sono i tempi televisivi, io davvero ti abbraccio e poi ci vediamo e ci sentiamo prestissimo. Grazie.
Grazie a voi. Ciao, ciao. Buona giornata, ciao Beppe. Ciao. Ringrazio Beppe Caparo, davvero giornalista Rai, storico ovviamente per quanto riguarda appunto la redazione di Bari. Ricordiamo che noi siamo a livello regionale Fly TV. Ah, sul canale... c'è una sorpresa. Guarda, il bello della diretta, vedi? Vedi il bello della questa, diretta? Questa non me l'aspettavo. Certo. Questa nella scaletta non l'ho messa. Il nostro Enrico Presice che ci ha fatto questa sorpresa. Però non dare le spalle ai telespettatori. Spengo la candelina, poi la mangiamo dopo. Grazie. Auguri. Grazie, grazie. Questo è il bello, il bello della diretta è questo, giuro non sapevo nulla. Poi mi metto... ginocchi da te. Ma... Beh, grazie Enrico, grazie Enrico. Vabbè, questa me la pagate, poi questa che non me l'aspettavo proprio. Vabbè, grazie, ovviamente, non me l'aspettavo proprio. Bellissima questa. Sì, è bellissima questa cosa. Oh, Marcello, preciso, la paghi tu il caffè a tutti, vabbè, ovviamente. Mi sembra ovvio. Allora, dopo questa sorpresa, davvero inaspettata, Enrico Presicci, davvero ne combina di tutte e di più dietro le telecamere. Lo dà un po' di altri messaggi. Sì, messaggi. Mi ha anticipato una domanda che volevo fare a Diego Marzulli. Luca Luisi ci scrive: domanda per gli ospiti in studio. Durante il torneo San Nicola, Milan e Inter hanno schierato diversi primavera. Vi ha colpito qualcuno in particolare? Saluti a tutti. A me ha colpito anche Scalera all'ingresso delle sorte. Sì, Scalera intanto è uno dei giovani, delle giovani promesse, no, della Bari. Quindi, ma non è l'unico appunto che ha impressionato. Questo a dimostrazione di quello che dicevo, che la rosa è ampia, ma non solo per i nomi conosciuti tra virgolette, perché spesso nel calcio, da tecnico ve lo dico in maniera veramente convinta, non servono i nomi, ma serve la volontà, la determinazione e la convinzione, che alle volte superano quello che è un po' l'etichetta del calciatore da un punto di vista individuale. E questo mi ricollego alla trasferta di Como. Se dovessimo andare col piglio giusto, non ce n'è per nessuno. Qualche altro messaggio, Loredana? Sì, è un messaggio, infatti, che anch'io volevo fare questa domanda. Ho sentito che ci sono due imprenditori del Nord Barese pronti ad entrare in società. Mi confermate questo messaggio da parte di Luca Morisi? Andiamo su questo, andiamo con un po' i piedi, diciamo, di piombo, perché sono soprattutto voci. Poi, diciamo che nel corso degli anni, più volte si sono sentiti questi fantomatici imprenditori del Nord Barese. Io andrei un po' con Marcello, i piedi di piombo. Speriamo. Che il presidente Paparesta sta invitando, insomma, l'innesto. Assolutamente, quindi, quello sì. La volontà c'è, poi è chiaro che qua l'avvocato Biga ci può dire molto di più di noi. Ma sono la persona più indicata. Però voglio, c'è una domanda di un nostro telespettatore, creare un po' di, però non l'ha voluta leggere. Di provocazione. Vai, leggiamo questo messaggio. Sicuramente è un messaggio. Perché l'avvocato Biga non è più legale dell'FC Bari, Pier? Francesco, puoi rispondere? No, ma lasciamo perdere, sono cose passate. Adesso peraltro c'è un ottimo collega, oltretutto è un amico, quindi colgo l'occasione, gli ho già detto personalmente di fargli auguri, buon lavoro. Diciamo, voglio dire, ho già dato e adesso è il momento che se ne occupi qualcun altro, io seguo sempre come tifoso. Anche perché, avvocato, ti aggiungo, stai facendo bene il ruolo di... io dico opinionista, perché tu da buon tifoso cerchi di dare un contributo nel migliorare questa squadra, sia chiaro, perché qualcuno alle volte quando sente, no, il rimprovero sul mister è solo perché si pretende di più, in quanto è una squadra degna di mirare alla diretta promozione. Io su questo sono d'accordo. Ma io nel momento in cui mi sono svestito dell'impegno professionale con la società, è chiaro che rimango comunque un tifoso, quindi certo, ogni tanto mi piacerebbe poter esprimere senza dover sentire sempre le solite storie. E quello volevo del mio precisare, passato. Esatto. Poter esprimere la mia opinione da semplice tifoso. Siccome io niente le ho vissute, più, sai benissimo, anche nel passato, quindi... In passato chiaramente io non è che potevo dire, cioè, certo, quello che pensavo, però... Dovete sapere che poi certe battaglie io le ho condotte, certo non lo sa nessuno, ma probabilmente molte cose che venivano dette erano anche condivise, facevo certe battaglie, certo, all'interno, non potevo dirlo in maniera espressa, però voglio dire, dentro di me comunque c'è l'animo di un tifoso come tutti voi, per cui un grande tanto tifoso, mi piace... avvocato, un grande anche tifoso. Anche gradito ospiti in radio, quindi...
Bellissimo, allora veramente il tempo vola. Andiamo un attimo in pubblicità, ricordiamo sempre i nostri sponsor qui al Calcio che ci piace, quindi seguite in un attimo 60 secondi, ritorniamo qui per la seconda parte con, come di consueto, Lega Pro Serie Eccellenza Pugliese, con la panoramica del weekend che ci aspetta appunto per questo fine, appunto questa settimana, e poi il match di Como Bari con le vostre domande appunto da casa. Vi aspetto 60 secondi, rimanete qui. Eccoci, seconda parte del Calcio che ci piace, come sempre qui in diretta Fly TV, canale 218 del Digitale Terrestre, in diretta streaming su www.barinelpallone.it in tutto il mondo. Basta cliccare sul banner appunto della nostra trasmissione, si apre la diretta streaming. Ben ritrovati da Marcello Mancino, quindi come di consueto parliamo un po' anche di Lega Pro, Serie D Eccellenza Pugliese, e presentiamo quello che è il prossimo turno con le nostre grafiche. Quindi iniziamo da Lega Pro, vai Loredana. Ok, tredicesima giornata, Agragas Lecce giocherà a 13.30, Lupa Castelli Romani contro il Catania alle 15, Paganese Catanzaro 17.30, Benevento Cosenza 17.30, Melfi Matera 20.30, Messina Juve Stabia 20.30, Fidelis Andria Martina Franca alle 15, Monopoli Ischia 16.30, Foggia Casertana alle 20. Ok, Lucio, gentilmente rimani un attimo però su questa grafica prima di andare sul campionato di Lega Pro, meglio sulla classifica, proprio per presentare questo turno, un ennesimo turno davvero spezzatino, sì, di questa, sì, Lega Pro, Diego. Ogni turno c'è veramente un match clou. Io vedo per esempio Foggia Calsertana che io qua volevo, bene, bravo. Ma anche Agragas Lecce non è da meno. Marcello, come vediamo, insomma, c'è sempre da divertirsi in questo campionato. Poi c'è il derby, poi c'è Martina Franca. Esatto, e lo stavo anche dicendo. Insomma, è un campionato veramente bello, dove ripetiamo le nostre compagini pugliesi stanno facendo bene, in primis il Monopoli, no? Che con Mister Tangola ci sta abituando bene, ma poi il Foggia stesso. In questo momento il Foggia è la più autorevole candidata. Lì sicuramente c'è la mano di Mister De Zerbi, che è veramente in gamba, che io vedo bene. Domenico, la battuta proprio con te al volo, proprio questo Foggia Casertana, hai detto giustamente, c'è la prima vera mini fuga proprio della Casertana nei confronti delle inseguitrici, però c'è proprio questo match tra il Foggia e la Casertana dove si può accorciare appunto il divario. Il Foggia deve approfittare del fattore casa visto che gioca Zaccheria. Sì, faccio innanzitutto una premessa: il Foggia forse pratica il miglior calcio della Lega Pro, ne abbiamo avuto anche noi del Bari, ne sappiamo qualcosa per l'ultimo scontro in Coppa Italia. Comunque, fatta questa premessa, il Foggia gioca bene, ultimamente sta anche ottenendo molti risultati importanti, ma paga secondo me anche un avvio di campionato non proprio esaltante. Ecco, la Casertana appare in fuga. E sicuramente per i ragazzi di De Zerbi sarà importantissimo vincere questo scontro diretto per cercare quantomeno di provare a giocarsela per il primo posto. Penso che comunque la squadra ha avanti elementi come Sarno, come Coletti, come Iemmello, che insomma in Serie C sono tanta roba. Invece
quanto riguarda le altre di casa nostra, Fidelis Under e Monopoli, sicuramente possono puntare la prima a un campionato tranquillo, il Monopoli anche ad una salvezza. E mi auguro soprattutto l'Andria che possa tornare presto alla vittoria. Benissimo, bravo, bravissimo, sono d'accordo con te Domenico. Andiamo un attimino poi con il campionato di Serie D d'Eccellenza Pugliese, così presentiamo appunto quello che è il calendario appunto di questo weekend. Loredana, quindi con le grafiche, iniziamo col campionato di Serie D. Allora, Serpentara Taranto giocheranno domenica alle 14.30, Picerno Isola Liri, Biceglie Turris, Fondi Aprilia, Virtus Francavilla contro il Torre Cuso, Francavilla Potenza, Pomigliano Nardò, Manfredonia San Severo, Marcianise contro il Gallipoli. Vediamo la classifica, Lucio Costantini, con la Virtus Francavilla che ha fatto questo sprint e quindi ha dato il sorpasso al Nardò, che comunque si conferma tra le prime della classe. Fa effetto vedere il Taranto così giù in questo momento, il Taranto che era partito per vincere questo campionato in grosse difficoltà. C'è stato anche il cambio dell'allenatore proprio in casa ionica. Andiamo invece con il campionato di Eccellenza Pugliese, quindi con le grafiche e la classifica, eccole qua. Giocheranno domenica alle 14.30 Mola Leverano, Vieste Castellaneta, Bitonto Grottaglie, Molfetta Mesanie, Novoli Gravina, Otranto Sud-Est, Elas Taranto contro il Tranit, Altamura Barletta, Biceglie e Casarano. E questo è davvero il calcio che ci piace, tutte le 14.30 di domenica, come era una volta, Diego. Questo è il vero calcio, con un super Gravina, che davvero si conferma in vetta alla classifica in settimana. Meglio, proprio ieri c'è stato il match di Coppa Italia sotto un nubifragio vero e proprio, ma nonostante questo, nonostante fosse giovedì sera, se non ero alle 19, c'erano 2000 spettatori a Gravina per il match della Coppa di categoria contro il Biceglie, contro l'Unione Calcio Biceglie, finita 2-1 per i gialloblu. Questo sta a testimoniare come davvero Gravina stanno facendo qualcosa di straordinario. Bene, finalmente anche Bavletta, sembrerebbe anche arrivata questa famosa schiarita societaria, quindi un po' di davvero, serenità. Ecco, un grosso in bocca al lupo anche al Bavletta. Ricordiamo Bavletta l'anno scorso in Lega Pro, quest'anno in Eccellenza, una delle davvero squadre più importanti della nostra provincia. Ahimè, Francesco, caduta in basso. L'anno scorso sono stato chiamato anche ad occuparmi un attimino della loro crisi. Visto che su questo diciamo sai qualcosa in merito, ma davvero che cosa è successo? Diciamo che poi ci sono questi personaggi che si creano uno spazio di popolarità nel mondo del calcio. Purtroppo il mondo del calcio è molto abituato a dare questa popolarità a personaggi che in altri ambiti lavorativi non l'avrebbero, quindi è un richiamo fortissimo per questi faccendieri. Il Barletta paga purtroppo questa situazione. Invece ho pagato questa situazione. In questa Eccellenza Pugliese ci sono davvero tanti ragazzi in gamba, tra tutti il mio amico Saverio Di Candia, un ottimo portiere, sarà poi presto ospite nei nostri studi. Allora, altri messaggi, Loredana? Sì. Vai. Messaggio da parte di Fabrizio Radicci. Ciao Marcello, un saluto immancabile, sempre con noi. Ciao Marcello, un saluto a Loredana e a tutto lo studio. Vorrei fare una domanda a mister Marzulli. Se crede che alla lunga nell'economia della squadra, e visto la lunghezza del campionato, Di Noia possa essere utile, se non fondamentale, in questo Bari. Una nota per Scalera: secondo me farà la stessa fine di Darmian, un grande calciatore mai preso in considerazione. Un abbraccio a Marcello, che puntualmente si dimostra un amico esemplare. Grazie. Su questo, insomma, ho da dire, però... Non è data. Intanto su Di Noia il ragazzo l'ha già dimostrato oggi di avere... Scusami, Diego, oggi vi state facendo nomi nuovi. Vabbè, oggi proprio. Ricorderai per sempre. È l'affetto che c'è in te. E quindi dicevo, ritornando su Di Noia, sicuramente il ragazzo l'ha già dimostrato in campo i suoi valori, e pertanto, a mio modo di vedere, si tratta solo di avere pazienza, perché lì, come abbiamo notato anche per domani, ci sono difficoltà a centrocampo durante l'anno, infortuni, squalifiche. Lui si riproporrà. E secondo me è poi difficile toglierlo, perché quando uno mostra quel valore, difficilmente. Poi su tanti altri nomi, perché il settore giovanile del Bari è sempre stato un fiore all'occhiello in Italia.
È chiaro che i numeri dicono nel campionato professionistico, diciamo che su tanti atleti, piccoli atleti che si cimentano nello sport, nel calcio soprattutto, uno su 5.000 è il dato che emerge mediamente, statisticamente, e arriva ai grandi palcoscenici, e quindi mi riferisco nel campionato professionistico. Purtroppo io non sono d'accordo, come devo dire, sulla esclusione degli allenatori sui giocatori, su non farli crescere, è piuttosto una serie di circostanze, può essere anche un po' di fortuna, ma soprattutto veramente il senso di sacrificio, di abnegazione, di determinazione, di volontà. Chi ce l'ha, come vuol dire, la prende veramente in maniera giusta, poi ci arriva, prima o poi ci arriva. E questo per me è il dato emergente, insomma, dei giovani. Perfetto, Diego. Allora, poi abbiamo altri messaggi, Loredana, ho visto che mi hai fatto un cenno? No. Non ci sono altri messaggi, ok, perfetto. Quindi allora, gli ultimi minuti di trasmissione, ricordo, così che abbiamo ancora il tempo di poter mostrare qualche altro messaggio, però prima un altro video in onda. Conosciamo proprio meglio Giovanni Di Noia con contenuto ufficiale targato FC Bari. Lucio Costantini, vai col video. Di Noia, ho 21 anni e sono nato a Bari il 3/7/94. Sono un ragazzo tranquillo, a cui piace godersi la vita. Cerco di divertirmi con le mie ragazze, ai miei amici, e cerco di godermi la mia età, diciamo. Se non avessi fatto il calciatore, non so in questo momento che lavoro avrei fatto, però sicuramente avrei magari continuato a studiare per cercarmi qualche altro sbocco, magari avrei continuato con l'università effettuando un corso di scienze motorie. Sin da piccolo io sognavo di diventare un poliziotto, sinceramente, perché vedevo i poliziotti per strada e mi piaceva vederli e immaginare un po' il loro lavoro. Io sono nato come attaccante, poi nel settore giovanile ho cambiato ruolo e sono diventato centrocampista. Il mio primo numero di maglia è stato il numero 32, perché mi piaceva Cristian Vieri come attaccante, quindi ho preferito mettere il suo numero dietro la mia maglia, ed è stato nella scuola calcio Bari Adriatica, che era allenata da Nicola Tavarilli. Al mio pregio, diciamo che è la tranquillità in campo. Il mio difetto è quello che faccio pochi gol, e quindi devo cercare di migliorare, perché alla fine anche facendo i gol si può fare il salto di categoria. Se dovessi rubare una qualità a mio compagno, la ruberei a Massimo Donati, perché ha delle qualità tecniche molto importanti, ha una visione di gioco che pochi hanno in questa categoria. Mi ispiro un po' a Vidal, perché comunque è un giocatore aggressivo che ha i tempi di inserimento, fa anche gol. Il mio idolo è Giovanni Lo Seto, perché comunque è stato legato alla maglia biancorossa per tanti anni e tuttora lo è. Lui vive le partite in una maniera incredibile e a me piace molto il suo modo di fare. Poi è una persona diretta, schietta, che ti dice le cose in faccia, quindi mi piace molto, mi ha dato una grossa mano anche nel momento dell'esordio. Lui mi è stato vicino e quindi sono entrato in campo con più tranquillità. Se dovessi chiudere gli occhi e immaginarmi una scena di mio gol, penserei subito al gol che ho realizzato con il Lecce in Coppa Italia l'anno scorso. Benissimo, le parole qui di Giovanni Di Noia, davvero, come abbiamo conosciuto con questo bel video, questa bellissima iniziativa che chiaramente sosteniamo sempre in trasmissione con i contenuti ufficiali dell'FC Bari. Davvero complimenti, perché è bello conoscere i ragazzi, i nostri calciatori, anche con quello che fanno normalmente, quindi chi sono davvero questi ragazzi. Ricordiamo che l'età media di Bari è anche piuttosto giovane, poi ci sono, come ha detto prima Francesco Biga, i senatori. È davvero bello conoscere quindi i nostri ragazzi. Davvero auguriamo a Giovanni Di Noia ogni meglio, ma così come a tutti i vari ragazzi. Ricordiamo anche, hanno esordito Scalera, Minicucci, l'altro Turi, bravi Serena. Quindi ci sono davvero tanti ragazzi in gamba, poi Castrovilli, che è un altro fiore all'occhiello del Bari. Quindi davvero un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi. In questi ultimi due minuti di trasmissione, messaggio e poi sì, battuta finale. Domanda a Domenico Brandonisio: quali mezzali ti piacciono di più nel Bari? Beppe da Adelfia. Ciao, sono Beppe. Solo due.
Sono interessante. Ma è comunque una domanda interessante. Sicuramente, oltre al già citato Di Noia, che comunque ho detto un talento di prospettiva, anche la Matera ha fatto molto bene, mi vorrei soffermare in particolare su Valiani, perché 35 anni, esperienza, ma anche tanta corsa, classe e soprattutto una capacità di sfornare assist, di entrare nel vivo del gioco in una maniera veramente eccezionale. Basti pensare che molti dei gol del Bari quest'anno sono passati proprio attraverso le sue giocate, basti pensare al proprio come ha servito Maniero nell'ultima gara con il Livorno. Lui ha detto anche che si sente carico di positività e mi auguro che questo sentimento possa infonderlo a tutta la squadra per il prosieguo del campionato. Perfetto, dico, su una battuta con Francesco, sì, vai a Como? No, non ci vado domani. Pensavo potessi comunque andare, non so, gli avvocati hanno qualche agevolazione. Sì, no, volendo sì, però voglio dire... No, per via della testa... Non mi sembra che sia il caso di chiedere favori a qualcuno, per cui... No, te l'ho fatto in quel maniera, no, col sorriso te l'ho fatta, so, questa, infatti, questa battuta, chiaramente, visto invece il grave problema con te, una battuta veramente 30 secondi di questa testa del tifoso che davvero sembra una veramente l'ennesima caricatura italiana, perché non è possibile nuovamente vietare una trasferta. Allora questa testa del tifoso a cosa serve? No, velocemente, la testa del tifoso oggi serve soltanto a colmare le carenze organizzative delle varie prefetture. Perfetto, telegrafico, benissimo Francesco. Diego. No, volevo solo ricordare che oltre agli ex citati prima nel Como, abbiamo un presidente vecchio calciatore del Bari, Gianluca Zambrotta, che spero, io andrò a Como, di rivederlo, perché con lui ho avuto un bel rapporto quando è stato infatti nel Bari. Lunedì sarà una puntata speciale di Calcio che ci piace, visto che Diego appunto sarà presente in tribuna stampa a Como, quindi avremo tantissimo materiale appunto da mostrare in onda live appunto dallo stadio di Como. Velocemente una battuta, pronostico, anche se tu sei scaramantico, però no, lo facciamo. Infatti, no, se posso dire una cosa velocemente, spero che il Bari a gennaio copra alcune carenze, perché questa rosa è molto molto quantitativamente numerosa in alcuni reparti e meno in altri, quindi credo che il Bari serva una mezzala assolutamente e forse un terzino sinistro. Sicuramente forse con queste, qualcosa a gennaio con si queste, con queste cose possiamo giocarci veramente. Un ultimo messaggio proprio al volo, vai Loredana, al volo. Serio. Forza Bari, domani 3 punti, un saluto a Lori e a Marcello. Ciao, ciao, Simone, ciao. Grazie, perfetto, ciao. Allora Diego, una battuta, il pronostico tu lo fai. Tu sai che la settimana scorsa l'ho azzeccato, almeno io 1-0 ce l'abbiamo fatta, ma penso dovrebbe essere scontata secondo me una vittoria del Bari, anche se il Como avrà tutte le armi per metterci in difficoltà, e vedo 1-3. 1-3, bellissimo. Domenico, telegrafico. Voglio assistere a un calcio spettacolo, più ci sarò. È difficile con questo allenatore. Questo è vero. Telegrafico, Domenico, siamo in chiusura. Beh, Como resta solitamente un campo insidioso per il Bari, però chiaramente mi auguro che ci possa portare a casa una vittoria. Loredana? 0-2. Perfetto, Francesco, vuoi sbilanciarti o no? No, meglio di no. Niente, perfetto. Allora, noi dobbiamo andare in conclusione, abbiamo finito purtroppo l'ora, davvero vola qui al calcio che ci piace. Marcello, cioè, vorrebbe... il tuo pronostico non abbiamo sentito. 0-1, stai giustezza. 0-1, lo scommetterà. 0-1, sarebbe bellissimo, 0-1. Perfetto, Enrico Presi ci dice 1-2 invece delle nostre telecamere. Vediamo allora chi prenderà e lunedì ci vediamo come di consueto. Ricordo la replica stasera alle 21, domani mattina alle 8 e poi tutte le puntate su YouTube, canale ufficiale Il Calcio che ci piace. Come dico sempre io, viva il calcio, che ci piace. Alla prossima da Marcello Mancini e tutto il mio staff. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie. What you got?
separar.